Dimagrire mangiando non è un sogno, è una sana realtà, ma se si seguono le strategie giuste. E allora perché se io mangio ingrasso? È colpa degli abbinamenti del cibo. Tra poco vi svelo 5 consigli dimagranti per abbinare il cibo nel modo giusto. Seguiteli anche voi, amici, e mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se mangiare diventa uno stress perché dobbiamo contare le calorie, perché non possiamo mangiare questo o quello, perché dobbiamo seguire ricette complicate, eccetera, 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 inevitabilmente andiamo a cercare conforto negli sgarri. E uno sgarro tira l'altro, finché la dieta è solo un ricordo. La soluzione, per fortuna, è semplice. Ecco 5 abbinamenti giusti per non rinunciare quasi a nulla. A colazione, latte vegetale invece di latte di mucca, abbinato a fiocchi o muesli, ma integrali perché mantengono sazi più a lungo. A pranzo ci si può concedere anche la pasta, ma abbinata a un piatto di insalata o a molte verdure con pochi carboidrati e tante fibre. E poi grassi buoni come l'olio di oliva, perché aiutano a ridurre i picchi glicemici dei carboidrati. A cena, via libera alle proteine, carni magre, pesce per chi è onnivoro e legumi, tofu, seitan per chi è vegano o vegetariano, ma sempre abbinati a una porzione ricca di verdure, cotte o crude, ma con tante fibre. Per vedere tutti i miei video su alimentazione sana e dimagrimento, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile per sostenere la mia mission di divulgazione trendy e sana. E così il metabolismo rimane attivo insieme al potere bruciagrassi del corpo. E secondo gli studi, così si dimagrisce anche più in fretta. E i dolci, ma non vanno tolti del tutto. Un po' di cioccolato fondente ogni giorno fa anche bene, come ho spiegato in questo video. E un dolce alla settimana non rovina la linea e salva l'umore. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Oggi 5 punti per abbinare per